Migliaia di fedeli, nonostante il freddo pungente e la pioggia battente, hanno risposto all'appello dei parroci di Marano, Calvizzano, Mugnano, Melito e Villaricca, tutti in marcia ieri per chiedere l'immediata bonifica dei territori inquinati. Marciare per non marcire, questo è lo slogan scelto dai religiosi del decimo decanato. Sul palco, prima della partenza della manifestazione, che ha mosso i suoi passi dal piazzale antistante allo stadio comunale di Marano e che si è poi conclusa a Villaricca, anche il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. Per amore del mio popolo non tacerò, ha esordito l'arcivescovo di Napoli riprendendo una celebre frase di Don Peppino Diana: la Chiesa non può restare impassibile davanti a certi scempi. Chi commette delitti contro il creato si macchia di un peccato grave, poiché pecca nei confronti dell'umanità e di Dio. Non ci sono state le temute contestazioni da parte dei comitati civici della zona, che da anni rimproverano alla Chiesa napoletana, in particolare al cardinale Sepe, di aver fatto orecchie da mercante quando il governo Berlusconi decise di realizzare la discarica di Chiaiano. Perché non basta parlare da soli se non si è poi Così, accompagnati, se la gente perfetto. non condivide questo grido di disperazione, che il popolo ormai ha preso coscienza e vuole far Perché le sentire persone la già sua voce stanno di andando. questo dramma Così che in un primo aspettiamo i momento poteva sembrare anche locale, parziale, cittadini. mentre invece poi si è capito che non è solo regionale, ma è nazionale. Non basta dire questa è una persona malata. Adesso vediamo come possiamo fare per curarlo e naturalmente anche i mezzi materiali di cui c'è bisogno per guarire e per risanare.